Eccoci, allora, buongiorno a tutti, salutiamo, anzi facciamo una cosa, salutiamo tutti insieme quelli che sono presenti, così adesso vi metto, aspettate solo un attimo, vista galleria, così salutiamo tutti, fatevi sentire che salutiamo i nostri amici, non mi no, qualcuno mi vedono, ma chi non mi vedono, salutate con la voce. Ah, Ciao. ciao, aspetta che arriva anche Ubi. Lo facciamo, lo mettiamo in collegamento. Ciao Ubi, wow, stiamo già in registrazione. Salutiamo, aspetta che si sta collegando. No, si è tolto. Vabbè, lo rivediamo dopo. Si è perso. Ok, comunque partiamo. Salutiamo nel frattempo che entra anche Ubi. Ecco, ho trovato questo risultato. C'è anche il mio telefono che si mette a parlare, giusto per. Magari lo metto silenzioso. Allora, vi spiego cosa facciamo in questi tre incontri. Faremo, allora, tre allenamenti differenti dove andiamo a vedere tutte le parti del corpo, in particolare oggi ci dedichiamo alla parte bassa. Giovedì faremo la parte alta e invece la prossima settimana, martedì, andremo a lavorare sull'addome. Quindi faremo tutto addome core. Oggi ci dedichiamo alla parte bassa e lo facciamo con, adesso mi prendo solo il cronometro, lo facciamo in questo modo. Faremo 20 secondi più 10 di recupero e poi 45 secondi e 15 di recupero. Ripeteremo la stessa sessione due volte e abbiamo 1, 2, 3, 5 sessioni da farci. Sono 20 minuti di allenamento, 5 di riscaldamento, poi 5 di recupero e poi doccia veloce a lavorare. Chi dovesse andare via in anticipo, si saluta e va tranquillamente e poi si guarda poi la registrazione. Allora, io direi di partire con un po' di riscaldamento. Ci muoviamo un pelo. Nel frattempo che voi continuate a muovervi, io alzo solo un pochino, visto che oggi lavoriamo di gambe, così mi vedete meglio. Ok. Andiamo adesso a portare alti le ginocchia, tocchiamo mano, poso un attimo ancora questo. Ok, divarichiamo le gambe, ampiezza delle spalle, scendo in squat. Ok, adesso scendiamo in mezzo squat e facciamo un'alzata laterale. Scendo, alzo, scendo, alzo dall'altra. Due. Eccolo qua, voi continuate da una parte, dall'altra. Ammettiamo anche. Ok, continuiamo, alzata, alzata ancora una volta. Ok, molto bene, andiamo sulla punta dei piedi e sciogliamo bene le caviglie, su e giù caviglia. Ok, vedo che Ubi ci accompagna mentre va a lavorare. Bravo Ubi. Allora, sempre in riscaldamento, andiamo a spingere in alto una gamba e anche l'altra. Molto bene, andiamo a ruotare un po' la parte centrale, quindi bene, braccia su, gomiti e livello spalla,
Uno, due e ritorno. Uno, due e ritorno. Due e ritorno. Uno, due e ritorno ancora. Ok, ragazzi, un pochino dietro le spalle, anche se è una parte che oggi toccheremo relativamente, anche dall'altra. Sciogliamo un po' la parte alta. Ok, partiamo. Allora, faremo, come dicevo, 20 secondi, 10 secondi. La parte dei 20 secondi è una parte un po' più dinamica. Quindi cerchiamo di metterci un pochino più di velocità, mentre l'altra parte è una parte più muscolare. Lavoriamo molto sulla glutei e quindi la parte muscolare sarà per lo più in quadrupedia, ma io ve lo dico. Allora, tenete, guardatemi, nel senso che vi dirò anche quando i secondi sono terminati. Faccio partire il timer, partiamo col primo che è un sumo squat, però pulsato, quindi due pulsazioni, vengo su veloce, ridiscendo due pulsazioni, vengo su veloce. Posizione del sumo e partiamo, via, uno, due, su. Butto fuori l'aria quando salgo o quando scendo, nel caso in cui vi sentiate più affaticati. Stop e andiamo sui 10 secondi di recupero, poi andiamo in quadrupedia, facciamo un sollevamento della gamba verso destra, quindi gamba destra obliqua sulla destra, ok? Partiamo e facciamo 45 secondi, vado su e spingo verso destra, sull'esterno, facciamo la stessa gamba, eh? Sono 45 secondi della parte muscolare, vado bene su verso destra. Spingo, 3, 2, 1, stop. Andiamo i 15 secondi di recupero, torniamo su e facciamo di nuovo la stessa cosa, quindi sumo e poi sollevamento, ma in questo caso della gamba sinistra. Recuperiamo. Pronti, ci prepariamo, via. Uno, due, su. Pulsato. Ok, stop, 10 secondi, scendiamo giù e andiamo a lavorare sempre in quadrupedia con la spinta dall'altra parte. Ok, pronti e via. Verso sinistra, spingo. Ok, ancora 15 secondi, vediamo. Ok, stop, andiamo a recuperare 15 secondi, torniamo su, cambiamo, andiamo a fare la sessione con sumo squat con jump, quindi scendo e poi salgo saltando, ok? Slanciando bene. Quindi l'importante è che le anche siano belle distese quando andiamo a fare il saltello. Non è necessario saltare chissà cosa.
Ok, pronti, via. Degli esplosivi, 20 secondi, sempre in sumo. Ancora 5. Ok, stop. 10 secondi, poi andiamo a metterci giù con la mano e appoggio della gamba piegata. Andiamo in salita in questo modo. Pronti? Siamo pronti, 45 minuti, scusate, secondi, e via. Vado ad alzare il laterale. Braccio disteso. Sempre stessa gamba. Ancora 15 secondi. Sentite che lavorano i glutei. Ok, 5, 2, 1, stop. Tappiamo i 15 secondi di recupero. Torniamo su e lavoriamo sempre sullo sumo jump. Ok? Recuperate il fiato, andiamo in esplosione. Pronti? E via! Quattro secondi, due, uno, stop. 10 secondi di recupero, ci mettiamo in posizione e andiamo. Sempre gamba piegata, andiamo ad alzare lateralmente. Pronti? Via! Un po' più in là. Quarantacinque secondi, andiamo. Ancora 15. Non mi è stato caldo stamattina. Ok, ci siamo, 5. 2, 1, stop. Ok, partiamo con 15 secondi di recupero. Andiamo su, facciamo due passi in granchio. Quindi ci mettiamo da un lato del tappetino, in granchio vuol dire scendere bene giù in scuoto. 1, 2 e poi saltello. Ok, pronti? 40, facciamo 20 secondi così. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, ultimo, ok, 10 secondi di recupero, molto bene, ci mettiamo in quadrupedia e facciamo l'arcobaleno, arrivo destro, gamba destra da una parte e dall'altra. Allora, via, 45 secondi, quindi vado bene su, faccio un bel arcobaleno disegnato, un arco, la gamba destra, disegno un arco. Ok, ancora. 15 secondi, vado bene su, lavoriamo bene col gluteo, 5 secondi, 2, 1, ok, stop, 15 secondi di recupero. Torniamo su, di nuovo granchio, ci mettiamo da un lato,
Rifacciamo di nuovo. Stessa cosa. Ok, pronti? Via, cammino. Uno, due, slancio. Uno, due, saltè. Uno, due, saltè. Uno, due, saltè. Uno, due, saltè. Uno, due, saltello, stop. 10 secondi, facciamo l'arcobaleno dall'altra parte. Quadrupedia. Ok, pronti? Via. Incrocio, vengo su, disegno un arcobaleno. Ok, 10 secondi. Tre. Stop. 15 secondi di recupero e andiamo a fare squatting e squat out, cioè così, ok, apro e chiudo. Saltato. Sempre la prima, 20 secondi è sempre movimentata. Siamo pronti? Partenza, via. Apro e chiudo. Sempre gambe piegate. Siamo in una situazione di squat. Apro e chiudo. Ok, stop. Facciamo 10 secondi. Ci mettiamo giù, facciamo una sorta di ponte, però con frog, sarebbe un frog, sarebbe a rana, quindi bene i piedi incollati. Siamo pronti, 45 secondi e andiamo a portare bene su e a pulsare a ponte in questa posizione per 45 secondi. Ok, andiamo bene su, tengo bene i piedi uniti uno contro l'altro, sentite che lavora bene il gluteo. Ok, 15 secondi. Cinque. Pulsiamo, due, uno, stop. 15 secondi di recupero. Andiamo su e facciamo di nuovo squat in, squat out. Portiamo sul cardio in questo caso. E poi di nuovo il frog bridge pulsato. Ci siamo? Via! Tengo, 5 secondi, 2, 1, stop, andiamo giù, posizione, frog, bene i piedi uniti, metto giù e vengo su, ci siamo, via, 45 secondi, pulsato, per aiutarvi potete tenere le mani giù che aiutano a spingere verso l'alto, sentite che lavora anche il dorsale, addome e glutei belli contratti. Bene, spinta su, su. Ok. Siamo a 5 secondi, 2, 1, stop. Ok,
15 secondi di recupero, andiamo a fare l'ultima sessione che sarà uno skater girante, nel senso che facciamo un movimento come se stessimo pattinando, tocco a terra, saltello, tocco a terra, saltello, partiamo con 20 secondi di lavoro, via. Incrocio i piedi dietro, tocco a terra, stop, 10 secondi, andiamo a fare un affondo cross con la gamba destra incrociando, quindi rimango sempre bassa e sposto la gamba dietro. Pronti? 45 secondi, faccio sposto, torno, sposto, torno. La gamba davanti è sempre piegata, sposto la gamba dietro. Tengo l'equilibrio. 15 secondi. Bene, ginocchio che non supera la punta del piede, eh? Questo qua, che sta fermo, mi raccomando. 5 secondi. 3. Ok, stop. 15 secondi di recupero. Si sente questo nella gamba che sta ferma. Andiamo a fare lo skate jump. Recuperiamo. E poi andiamo a fare l'ultimo. Siete pronti? 10 secondi e 20 secondi via. Jump. Saltellino, incrocio, tocca a terra. 10 secondi. Ok, stop. 10 secondi di recupero, andiamo a lavorare con l'affondo in cross pulsato. Ok, andiamo via. Allora, affondo e sposto. Undici secondi, vengo, questo si sente ragazzi. Cinque secondi, due, stop. Ok, recuperiamo, 15 secondi. Intanto beviamo, abbiamo terminato l'allenamento, siamo state bravissime e andiamo a fare un po' di stretching. Siamo stati anche puntualissimi con i tempi, molto bene. Andiamo adesso a distenderci bene a terra. Allunghiamo bene le braccia indietro, cerchiamo di spingere il più possibile, cercate di far lavorare da parte dell'addome verso le braccia, quindi spingete sull'esterno, come se andaste a prendere qualcosa in alto. Diciamo, metto qualche secondo di lavoro. Tengo. Bene, distesa, ok. Adesso andiamo a radunare le gambe. La facciamo aderire bene la schiena a terra. Intanto inspiro. E butto fuori. Ok.
distendo e spingo ancora verso l'alto. Inspiro, butto fuori. Ok, vado a radunare le gambe. Ok, teniamo. Ci aiutiamo con le mani che apriamo le braccia e ruotiamo un po' da una parte all'altra. La schiena. Ok. L'ultima rotazione la facciamo verso destra. Ci lasciamo scendere bene giù e andiamo in quadrupedia. Ok? Ruotate sempre per risalire, mi raccomando. Scendiamo giù a sederci sui talloni e tiriamo bene la parte avanti. Ok, poi ci spostiamo in avanti, scendiamo in cobra, bene, le braccia vicino al seno, le mani vicino al seno e vengo su. Resto qualche secondo. 5, 4, 3, 2, 1. Facciamo ancora una volta, ci distendiamo indietro. Allungo bene la schiena. Ok, andiamo giù, posizione cobra, vengo su, testa indietro, 5, 4, 3, 2, 1, ok, in quadrupedia, andiamo a fare il gatto, spingo bene su. Muoviamo anche bene il collo. Ok, ci mettiamo in ginocchio, andiamo a distendere la gamba destra, scendiamo. Ok, andiamo dall'altra. Scendo, scendo. Ok, molto bene. Veniamo su, andiamo a allungare il quadricipite. Anche dall'altra. Benissimo, ultimo esercizio. Andiamo di nuovo a lavorare sulla rotazione del busto, però questa volta lo facciamo senza doppio impulso. Mi fermo, resto in isometria. 3, 2. Uno, vado dall'altra, ruoto, 3, 2, 1, torno, facciamo ancora una volta, 3, 2, 1 e dall'altra, 3, 2, 1, ok, sciolgo e abbiamo terminato. Ragazzi, bravissimi, chi ha partecipato, complimenti. Doccina che ci vuole e poi un bel frullato e un infuso per ripartire. Io sono sudatissima, ragazzi. Salutiamo gli altri, vi metto in galleria così vi vedono. Ciao! Ciao Sole! Ciao, io vado! A posto, sì! Vai, che devi tornare al lavoro, anche tu! Ciao! Ciao ragazze, buona giornata! Aspetta che...